Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Buonasera. Ovviamente è inutile che vi dica che non sto qui per parlare di calcio. Penso che chi mi ha preceduto abbia già risposto a tutte le vostre domande. Sono soltanto venuto in conferenza perché tutti quanti sappiamo quello che stasera è accaduto al Curi. Per quanto può essere, diciamo, per quanto possa aiutare questa mia venuta, sono venuto per fare le condoglianze alla famiglia della persona che purtroppo è deceduta allo stadio per un malore durante la partita. Io sono il presidente, vengo da parte di tutti, ovviamente, della squadra, della società, di tutte le persone che in questo momento si sentono vicine a questo tifoso, a questa persona che, venendo a vedere la sua squadra, purtroppo ha terminato la sua vita. Abbiamo, e la squadra ha preso una decisione. Credetemi, non è semplice gestire determinate cose perché tutto accade in 30, 40, 50 secondi, il telefono impazzisce, chi ti chiama, chi non ti chiama e chi deve prendere delle decisioni, come il sottoscritto ha chiesto delle autorità sopra noi, giustamente o ingiustamente, io sinceramente ancora non so dirvelo, ha imposto di finire la partita perché mancavano 2 minuti e 50 quando è accaduto. Quindi io credo che i ragazzi in campo siano stati veramente molto intelligenti perché hanno terminato la partita, ovviamente non giocandola più, come segno di vicinanza a questa persona e alla famiglia. Se questa decisione che è stata presa in qualche modo può sembrare sbagliata a qualcuno, siamo i primi noi a chiedere scusa, perché di fronte a questi fatti, di fronte alla morte, non c'è che da chiedere scusa se si sbaglia qualcosa. Ma se così fosse, è stato fatto nell'intenzione di non turbare più di tanto tutto il resto, perché quando accadono queste cose c'è da anche da tutelare tutto il resto, uno stadio, l'ordine pubblico, è inutile che vi racconto tutto quello che voi immaginate. Quindi sono qui, ribadisco la mia totale responsabilità se ci fosse, abbiamo preso questa decisione, spero che sia stata quella giusta, io sono convinto di sì. E rinnovo le condoglianze al nostro tifoso e amico che purtroppo ci ha lasciato. No, no, un uomo. È un uomo, guardate, credetemi, ancora la questura non ci hanno comunicato ancora il nome, perché credo che sia un uomo di circa 60 anni. Poi ovviamente tra un po' verrà fatto il nome, insomma, ecco, però io posso soltanto che essere, per quanto possa essere utile, vicino alla famiglia e faccio tante condoglianze.